the birds sing. If society's giving me everything, will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around him. Blessed in the morning, blessed in the evening. Devo dire che questo gioco qui ha una bellissima grafica. Praticamente è uguale al Mortal Kombat sia per la PlayStation che per altri console di gioco. La grafica è la stessa, il gioco è lo stesso. Il caricamento, come potete vedere, è lo stesso, il gioco è identico. Bellissima la grafica. C'è da passare molte ore a giocare perché merita. Un attimo che mettiamo bene, vediamo se riusciamo a alzare un po' il volume. Ok, a posto. Allora, come opzioni cosa troviamo? Impostazioni, configurazione pulsanti e i social. Va bene, andiamo direttamente al gioco. Impostazioni, troviamo 0 dati, musica alto, effetti alto, che non ci interessa niente. Va bene. Devo dire che con questo gioco qua ci ho giocato tanto, è veramente bello, eh. Veramente bello. Ed è fatto bene, gira bene. Questo è un iPod di quarta generazione. Il gioco è a pagamento, purtroppo. Qua dice arcade, entriamo, premi proseguire, premi per iniziare una nuova partita, noi possiamo premi proseguire e continuiamo con quella mia. Questo dispositivo qua, questo iPod di quarta generazione è da 32 giga ed è già quasi pieno. Ovviamente io così adesso non riesco a giocare con una mano sola. Comunque, la sensibilità del touch è perfetta. Ragazzi, sto giocando a caso, vediamo se ci azzecco qualcosa, ma non penso. Dai, fammi fuori. Vabbè. Thank you. Va bene. Comunque il gioco, ragazzi, merita, eh. È bellissimo e per essere su un iPod di quarta generazione gira così bene, vuol dire che merita. È un po' di anni che è fuori, eh. E questa è la schermata iniziale. È un gioco che consiglio. Ultimate Mortal Kombat 3. Dopo sotto vi allegherò anche il link per il download. Solo per Apple, cioè iPhone, iPad e iPod Touch. Alla prossima, ragazzi.